Cioè, tu sappi che dal momento in cui ti dopi, se ti dopi, devi far più degli altri. Se tu ti dopi per arrivare dove arrivano gli altri, dall'altra, sei un coglioncello. Dammi quella. Quella lì è grappa bianca, che ne bevo tanto così crepo. Dammi quella, quella lì è birra. Se tu vai a fare l'aperitivo e ti bevi quattro spizze e poi guidi la macchina, io non ti vengo con la telecamerina e dire: ma tu è vero che fai quattro spizze? Ma sono cazzi tuoi! Stamattina, tu sai bene che io sono qua con la febbre abbastanza alta, ce l'ho da tre giorni. Stamattina alle 5:30 ho puntato la sveglia, mi sono tirato fuori dal letto, sono andato in palestra di nascosto dalla mia ragazza, perché di nascosto. Sì, di nascosto, perché loro non vogliono che mi alleno quando sono malato, giustamente. Io sarà 10 anni che è Ferragosto, Natale, Capodanno, che mi alleno sempre, mi sono allenato con 15 punti nella gamba, mi sono allenato con una sciatica che non mi faceva respirare di notte. Cioè, sembra quasi veramente che sta gente vuole metterti un piede in testa e dirti non vali niente perché tu ti bombi, capito? Ma questi potrebbero fare l'universo, che tanto la testa che ho io, il sacrificio che ho fatto io in 15 anni, ma non lo fanno neanche. Cioè, guarda che io veramente andare a letto, aspettare mezzanotte quando sei stanco e ti si chiudono gli occhi, mangiare mezzo chilo di riso e un 400 di carne rossa, andare a letto e puntare la sveglia alle 5:30 per alzarti, mangiare ancora pieno, ancora facendo gli incubi tutta la notte, tutte le notti, per cercare di stare a 8.000 calorie per fare quello che devi fare, e alla fine ce l'ho fatta. Li sfido tutti quelli che fanno il commentino, tutti, dal primo all'ultimo. Ma ve le trovo io le bombe su internet, ve le trovo io. Fatelo, fatemi vedere. No, su questo su questo hai ragione, perché insomma, sempre fermo restando che il doping fa male, sì, il doping non è consigliato e tutto, però certo, non è neanche giusto, proprio perché oggettivamente non è così, sminuire il lavoro che uno fa, sì, lo stesso, sì, dopandosi. No, anche perché io penso che, allora, giustamente, chi, allora, sopra, questo io l'ho visto un po' più nel bodybuilding, tanti atleti che gareggiano nelle federazioni natural sono pieni, tanto, io penso ci vuole un po' di amor proprio, ma non è tanto rispetto per l'altro, amor proprio, nel senso, se io sono pieno come un animale e vado a vincere la gara dove sono, non dico sono tutti natural, metti che siamo in 50, su 50 la media è che 20 sono dopati e 30 sono natural, ma cioè la mia soddisfazione deve essere andare in una federazione open dove sono tutti bombati, o no a scelta. Però se possono, se vogliono, possono farlo e vincere lì, ma perché me lo porto a casa io la soddisfazione. Sì, gareggi a darmi pari. Gareggi a darmi pari, che certo. Che non dopo che vai a imbrogliare. Ma il problema vero è che la gente che si lamenta di ste cose è proprio quella che lo chiede. Perché? Perché il livello in tutti gli sport, io soprattutto parlo perché è quello che conosco di più, powerlifting, strongman, ma anche abbastanza, anche bodybuilding, l'Italia è andata molto avanti. Cioè, quando tu dai dei certi canoni, dei certi esempi di forza, dicendo anche, perché dopo sai, la gente professa che uno è natural senza aver mai fatto un test, solo perché lo dice lui. E magari, cioè questi qua, veramente ragazzi, cioè sono ragazzi che fanno 220 kg di stacco a 60 kg, c'è gente che fa 350 kg di stacco nella meno 105, sono sub junior, cioè, ma queste sono cose fuori di testa. E poi pretendono però che tutti siano natural, pretendono, cioè certe cose da natural. Beh, comunque sia, su quel discorso dei chili, molte volte subentra anche un discorso di leve, quindi uno anche sicuro. Cioè, certi chili, io sono d'accordo, no, che possono essere fatti. Però non sto facendo quel discorso, che li sto facendo quel discorso. No, io ho capito che certe volte la richiesta della gente, no, capisci? Certo, cioè, certo. Se vuoi essere visto da qualcuno, che qualcuno ti mette gli occhi addosso, ti dice bravo, ti devi essere uno sproposito. Però perché, se poi lo sei, però, ti dico. Ecco, certo. Quindi è un po' una cosa abbastanza. Si può addirittura dire che forse appunto il doping sia così, diciamo, espanso anche tra i giovani proprio per questa richiesta da parte del pubblico di essere visti. Di conseguenza, uno se vuole essere visto deve farne uno. Allora, io penso che comunque, ma non può metterlo, certo. È un po', sì. Allora, paradossale. Facebook, Instagram danno dei modelli che cazzo. Liver King, per esempio, questo qua spantegava che era nato, cioè ragazzi miei, cioè chi ci credeva e chi fa dopo i commenti, allora era. Ma cioè, poi adesso dice che ha smesso. Vuol dire quel cazzo che vuole. Io do sempre lo scetticismo perché metti. Ma però, sì, ma so. Ok. Ma io allora. Io dico non lo so. Sai cosa? Tu l'hai detto una cosa bellissima nell'altro video.
Allora, di base io non sono scemo, quindi non me la viene a contare su che tu fai quei chili lì o sei così da natura, a me. Ma io non ti giudico davanti a tutti. Mi faccio la mia idea. Se tu vai a fare l'aperitivo, ti bevi quattro spizze e poi guidi la macchina, io non ti vengo con la telecamerina a dire: ma tu è vero che fai quattro spizze? Ma sono cazzi tuoi, capito? No, capito quello che voglio dire. È addirittura più grave sta roba degli spizz, tra l'altro. Ma quanta gente lo fa? Sì, ma quanta no, gente lo fa? Voglia, capito? Ma come per dire, ma mille cose, ma... Cioè, io diciamo che l'ambito del doping dico, ok, fin tanto che uno non imbroglia truffando, che quindi magari vende dei corsi spacciandoli per... Quello è verissimo, pacchetti, quello è verissimo, sono oppure imbroglia, cioè va nelle gare nature, io dico, facesse quel che vuole, cioè, certo, tu ti dopi, ma va benissimo, cioè io non lo faccio, sì. Ma accetto che tu lo possa fare, cioè, per quanto mi riguarda... Adesso volevo collegarmi a questo discorso, noi siamo negli anni del body shaming, il rispetto... Se uno una mattina è uomo ma si sveglia che pensa di essere un gatto, bisogna dirgli che è un gatto. Se uno un giorno vuole essere donna, fa le gare con le donne. Se uno un giorno... Io la penso alla mia maniera, ma va bene così. Allora, amici miei, sappiate bene che puntare il dito contro un ragazzo e dirgli tu sei un dopato, prima roba, non è legale, perché sta infamando. Non stai infamando. Diffamazione. Soprattutto se non hai le prove per dimostrare. Stai diffamando una persona per niente. Seconda roba, ci dovrebbe essere una cosa che si chiama rispetto e ognuno è libero di essere quello che vuole. Cioè, io non ho mai dato, aspetta, non lascio perdere come quello che faccio io. Quanta gente di voi si permetterebbe di andare da una ragazza con problemi di obesità e dargli cicciona di merda? Guarda che la ragazza con problemi di obesità e la ragazza che si bomba sono fragili uguali. E se tu vai dalla ragazza che si bomba e dici sembri un uomo, ma scusa, ma se lei vuole essere così e vuole prendere determinate cose, non pensate che forse è body shaming comunque? Cioè, questo giudizio, oltretutto, che sembra libero completamente, perché anche sotto dei commenti la gente tira le loro conclusioni, ma robe veramente, ho visto sotto il nostro video di intervista, l'istruttore palesemente doppato c'ha la ginecomastia, io ginecomastia non ce l'ho. Se tramite la maglia. Ma se lo inventano proprio robe, ma follia. E quindi allora sarà lui che le dà quell'altro. Ma certi fanno i fotomontaggi adesso, e mandano in giro gli screenshot. Sì. Ma sì, vabbè, ma... Dopo, non di te, però lo no, fanno. No, certo. Ma me l'avevano fatto anche su un gruppo di te, hanno detto Facebook. Che sembri quello di Karate Kid, John Chris. Sì. Oltretutto io ci sono stato alcune fotografie, avevo veramente la ginecomastia, ma uno che non lo nasconde, non ho nessun problema a avere la ginecomastia. No, certo. Nel senso, se io sono palesemente dopato e lo dico, la ginecomastia in uno che utilizza steroidi è ridondante, va, viene, a seconda di prendi questo, devi prendere quello, adesso non sto lì a farti... di tipi di antiestrogeni, antiprolattinici, se prendi questa molecola, quella, quindi magari ti può venire, tu non puoi essere tutti i giorni sotto esami del sangue, perché io gli esami del sangue li pago quasi 200 euro e li faccio ogni 3 mesi all'incirca, a seconda di prendo o non prendo, sono off, non sono tieni off. Monitorato, okay. Abbastanza. Sì, poi io comunque avendo problemi di tiroide di famiglia, ho già la fortuna di avere quelli gratis e devo farli, quindi quando vai ci picchi dentro i soldi, vaffanculo, li faccio tutti. Quello che voglio dire è ci vorrebbe un po' più di delicatezza, un po' più di rispetto, perché non è che se passiamo all'odio, al disprezzo, all'emarginazione. Ma anche, sì, ma quello che voglio dire è non è che se uno fa una cosa che comunque ufficialmente è illegale, allora tu puoi dirgi tutto quel cazzo che vuoi. No, cioè, un tossicodipendente non è che puoi andare, cioè, se sei una persona intelligente non lo prendi per il culo tutto il giorno perché è un tossicodipendente. Cioè, pensi che ci sia bisogno di aiutarlo? Giustamente, ma il commento dovrebbe essere una cosa costruttiva, una cosa che aiuta, non il classico giudizio che dopo la realtà è che veramente il 90%, cioè tutta sta gente non vuole portare niente di buono in questo sport. Cioè non è che loro lo fanno perché dicono noi siamo i portatori, gli scovatori di doped, quindi non vogliamo il doping perché fa male, ma questa gente lo fa perché è invidiosa, punto. Non gliene frega, cioè, capito? Il commento negativo su internet è veramente fatto apposta per finire, è proprio quello. Io penso che si arriverà con il tempo
adesso ne stanno parlando in tanti, a rendere illegale questa cosa. Cioè, dovrebbe essere, sarà sicuramente, c'è già il cyberbullismo, ci sono varie forme di tutela. Sicuramente nei prossimi anni questa cosa diventerà illegale ed è giusto così, perché certe schifezze che la gente si permette di dire... E la cosa bella, sai cos'è? Che questa gente è la classica gente che quando la vedi in palestra abbassa la testa e tira dritto, non ti parla, né? Perché tanto dopo lei... vabbè, in palestra sicuramente dopo mangiano nervoso, perché sai, magari arrivi te, ti guardano, ti chiedono, ti fanno, questi sono come dei poveri cristi lì a farsi la loro lat machine tutta storta con su 60 kg perché fanno gli ego lifter e non c'hanno in mano niente. Questa, e la sera faccio, a me piace anche a me associare i commenti negativi poi la faccia alle persone in palestra, perché lo so che sono no, così, ma perché è così veramente, è così. Ma perché è così veramente, e quindi non potendotelo dire in faccia, perché certo. perché poi attenzione, loro sanno bene che se ti metti al tavolo come me, te, a parlare, no, hanno argomenti. Li sciogli, certo. gli smolecoli. Allora loro fanno il commentino, perché sanno che se lo becco, dici, cazzo, lo becco in palestra, questo mi fa un culo così. Con account fake. Bravo, allora fanno il commentino, così, così logicamente, quando parli di argomenti grandi, una frase in sé non vuol dire niente, capito? La puoi distruggere, dovresti metterti a parlare, a fare un discorso, certo, ma anche da sto video qua, infatti, sono tante altre cose che ti vorrei chiedere, vorrei approfondire anche un altro piccolo argomento, però direi, chiudiamo qua questo perché è venuto tanto lungo e appunto... Sì, no, ma perché tanto tiranno sotto nei commenti alcuni, ma quindi questo tu vuoi promuovere il doping, quindi il doping non fa male. Tanto... Perché tu ovviamente hai detto che c'è uno schema e tu qua, quindi le dovute precisazioni... Allora dai, ne faccio una velocissima giusto per... Vai. Già. Allora... Io l'ho detto due o tre volte, te lo dico anch'io. Ragazzi, io lo sconsiglio a tutti, e tutti quelli che mi conoscono lo sanno. Se non avete obiettivi che siano veramente grandi, cioè tu sappi che dal momento in cui ti dopi, se ti dopi, devi far più degli altri. Se tu ti dopi per arrivare dove arrivano gli altri, dall'altra, sei un coglioncello, sì. Sei un povero, capito? Sì. Sei un povero. Allora lì veramente, te li becchi gli insulti della gente e te li meriti. Tu sappi che da quel giorno che inizi a doparti, tu il tuo obiettivo non deve essere qua, dove arrivano tutti, deve essere là. Allora questo ha senso, Dico un'altra cosa, tutti i farmaci presi, pochi, tanti, hanno sempre degli effetti collaterali, che sia a breve termine, che sia a lungo termine. Logicamente, come ti ho detto, ti ripeto, esce a fare l'aperitivo, bevi uno spritz, torni a casa, esce a fare l'aperitivo, torni a casa due giorni dopo che ti sei calato l'universo e ti sei bevuto mezzo bar, è tutt'altra cosa. Come in tutte le cose ci vuole prima roba conoscenza, perché se io arrivo al bar e non so quale bottiglia, sono tutte uguali, dammi quella lì è grappa bianca, che ne bevo tanto così crepo, dammi quella lì è birra, ne bevo, mi fa più bene che male, capito il ragionamento? E quindi sicuramente sconsigliato per tutti i principianti, per tutti quelli che non sanno. Se volete farlo, mi raccomando, affidatevi di qualcuno, da un preparatore che sa fare le cose. Io ho speso una barca di soldi in preparatori, in sostanze che dopo si sono rilevate, sostanze di merda. Quindi sai, su internet si trova. Adesso prima mi hai chiesto, sai, a livello legale come si fa con... ragazzi, cioè veramente apri Facebook, ti piombano addosso 50 seller. Ma questo lo terrei per il prossimo contenuto, direi di suddividerli anche per ordine. Niente ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Luca per aver detto cose che secondo me sono veramente oro, perché è informazione, è bene che le persone sappiano per coscienza anche di quello che parlano e anche per un discorso di cultura, ok? Perché comunque sia così come si deve fare sensibilizzazione e cultura sull'ambito delle droghe, certo. Bisognerebbe farlo anche sul doping, certo, e non classificarlo come quella roba lì, bravo, la siringa. Conosciamo, vediamo, capiamo cos'è, anche se poi io scelgo di non usarlo. Però ovviamente sono scelte consapevoli conoscendo l'argomento. Certo. Ci vediamo al prossimo video, porterò altri contenuti insieme a Luca dove appunto approfondiremo. E ciao! Ciao ragazzi, di base per fare le robe bene, io parlo sempre di fare le robe bene, non costa tanto la sostanza, costa tanto tutto il resto. Cioè tutti i farmaci integratori, eccetera, che sono veramente tanti. Devi usare per sopperire agli effetti collaterali. Per sistemare tutto l'ambaradam.